rapporto con gli altri musicisti è importantissimo, ovviamente. Noi tendiamo a circondarci molto spesso di musicisti che sono, come dire, sulla nostra stessa frequenza d'onda. E in questo caso la nostra scelta è ricaduta su due grandissimi esponenti del jazz contemporaneo, come il clarinettista francese Louis Clavis e Gerald Cleaver. E ovviamente per noi, oltre a essere un grande onore averli accanto, è anche un grande piacere suonarci con, perché appunto ci sentiamo molto in linea. E poi, ecco, c'è una particolarità, e questa registrazione è stata affrontata così in maniera informale, perché non ci troviamo in uno studio, ecco, siamo comunque in un teatro, e questo sicuramente dà un altro senso al prodotto che verrà fuori, al prodotto finale. The first time that I play with these three musicians. We never met before and we never played together before. It's very precious, this kind of relationship, this kind of musical moment, because it's very fragile, and in the same time there is something strong between the musician. The members of the group are, you know, all together for one music. It's four people for one music. We don't know where we are going to, but we control. Stiamo cercando tante cose diverse. La musica improvvisata in generale deve essere sempre molto democratica, disponibile, aperta agli altri. Più si ha un'idea forte a livello concettuale, più sai bene che non la devi imporre. Una delle componenti principali della musica e della musica improvvisata deve essere quella della meraviglia. Thing about this session was that, as Luis said, he hadn't played with any of us before. I had played with Giovanni and Gianluca, but I liked the way they decided to approach this sort of completely open, at least it seemed to me. Them not telling me what they wanted, but having some kind of underlying plan. And what I had to do was basically surrender to it. It could have been difficult, you know, but it ended up being the ride. It ended up being a ride, you know, and it was enjoyable. And of course, we have the silent voice of Manfred, which is very useful. It allows us to kind of step back away from ourselves and see what we're doing in a different way. Trovo che la musica che abbiamo suonato sia innanzitutto molto sincera, che non ha voluto nascondere niente, che ci ha voluto mostrare, musicalmente parlando, nudi in un certo senso. Siamo qui e questa è una fotografia esatta di quello che i nostri percorsi insieme oggi potevano creare. E questo disco non si sarebbe potuto fare in questo modo assolutamente senza Manfred Eicher, che è stato veramente in un certo senso il quinto musicista che ha ascoltato qualunque cosa, qualunque nota, qualunque rumore, qualunque sottigliezza. E insieme abbiamo sempre deciso qual era la strada, anche qual era la strada che questa improvvisazione poteva continuare a seguire o proseguire. Per cui è stato veramente un lavoro
di costruzione qui dentro, dentro queste mura. Io sono felice che abbiamo veramente creato una bella armonia tra di noi, umanamente, musicalmente, in questo posto stupendo, cioè, è stato tutto perfetto e spesso quando riascoltiamo, come stiamo facendo adesso, le cose che abbiamo suonato, rimaniamo anche un po' così interdetti perché ci sono tante sottigliezze, dettagli, piccole cose che poi trasformano tutta la qualità della musica.